Vediamo qui fratelli che in processione accompagnano la croce con le fiaccole accese. Di ribellarsi. Gesù si pone nel luogo della tentazione di ogni uomo e di fronte a tutti i peccati dell'umanità e si affida alla volontà del Padre. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Anche noi gettiamo con fiducia le nostre angosce nelle mani del Padre. Come potete vedere, la processione sta per passare i quattro canti. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Accompagnato dal Santo Rosario. E grandi e piccini recitano il Santo Rosario. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Vicino alla croce potete vedere la famiglia Biondolillo e la famiglia Napoli che detengono la croce. La famiglia Napoli e la famiglia Biondolillo, come diciamo poco fa, hanno acquistato la croce che poi danno al comitato per questa processione. Corona aurea di Gesù Nazareno, tutta in oro, massiccio, che i vari fedeli portano in segno di fede. In questa scena è rivelato il progetto di Dio,
ma anche il suo grande amore per Roma. In Cristo contempliamo tutto come il cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. La processione sta arrivando alla Matrice, alla chiesa di San Giovanni Battista. Sta percorrendo ora la via Dionisio Aresti. Davanti sempre le fiaccole accese che precedono la croce. Ad accogliere in chiesa la croce un suono di campana.